Ciao ragazzi e bentornati alla recensione di Nicola. Ecco, oggi sono qua per parlarvi di un pedale che ha molto spopolato, soprattutto nella sezione overdrive e mini pedali. E sto parlando del Mooer Hustle Drive, ovvero stiamo parlando semplicemente della copia di un OCD della Fulltone, ovviamente un pedale famosissimo, che riesce a trasformare qualsiasi tipo di amplificatore in una sorta di Marshall e con dei risultati ovviamente ottimi, tant'è vero che ne hanno fatte X mila versioni e questo pedale esiste da sempre ad un prezzo diciamo sotto i $200, €200, grosso modo 180. Cosa fa la Mooer, che è una grande società cinese? Riproduce esattamente lo stesso pedale. Io ne ho provati diversi, li ho confrontati e posso garantirvi che al 99% è identico a un OCD full tone, solo che costa €50. Quali sono i comandi? Allora, i comandi, come potete vedere, sono l'accensione, il drive, il tono, il volume e il famoso switch che alza e abbassa i medi, dando ovviamente un tipo di distorsione totalmente diversa. Oggi ve lo farò sentire abbinato a un amplificatore Marshall. Questo è un Marshall point to point, fatto a mano dal grande Alessandro Giordano, un carissimo amico che consiglio a tutti, poi in caso di contattare vi lascio i collegamenti. È un point to point Marshall base sul 1974. Andremo a usare proprio al canale 1 il master a volume 1 e un gain a volume 2, quindi proprio bassissimo perché attualmente non ho un attenuatore. Andiamo a sentire un attimo come si comporta l'OCD. Bene ragazzi, allora andiamo subito ad affrontare la nostra recensione. Cominciamo con un classico suono Marshall Gibson SG Custom Shop e un Marshall 1974. Attivando e disattivando il Mooer si ottiene assolutamente un classico sound Marshall. Abbiamo attualmente il gain che sta a poco più di metà, eccolo qui, e abbiamo il selettore del boost non attivato, quindi siamo proprio ancora su un sound molto leggero. Vediamo cosa succede se noi andiamo ad attivare il nostro Mooer direttamente abbassando il gain. Come notate, c'è proprio una grandissima differenza. Possiamo vedere tranquillamente la differenza dell'escursione di gain che questo pedale ha. Tutto a zero, come avete sentito, è un suono quasi assente di gain, ma con un crunch tipico del primo crunch Marshall, fino a che non diventa un gain comunque abbastanza impegnativo. Quando dicono che l'OCD non è un pedale adatto a generi hard rock, si sbagliano perché ancora non è attivato il boost gain e già, come avete sentito, fa veramente un casino. Diciamo che adesso andiamo a sentire il
il pedale mentre lavora in mentre lavora con i toni. Allora. Sentito la differenza tra i toni è altissima, nel senso si può passare da un suono veramente veramente chiuso a un suono molto squillante e tagliente. L'ultima cosa che andiamo a vedere è il boost di gain, ovvero mettendo il selettore in modalità high power HP, notiamo una differenza di gain, insomma, molto molto notevole. Un esempio. Senti di gain. Tutto gain. Altissimo, quindi diciamo che con quel tipo di configurazione conviene abbassare poco poco il volume. Abissale. Sentite ancora. Cioè, come avete insomma intuito, l'OCD è un pedale adatto appunto a qualsiasi tipo di genere che si basa su un suono Marshall. Dagli AC/DC con un gain leggermente più basso fino a, come avete sentito, insomma, un classico marshallone imballatissimo stile proprio Ozzy Osbourne o Sabbath. Vediamo l'ultima volta come gioca un po' il gain. Imballato.
più basso. Andiamo a giocare sugli alti. Ancora meno gain. Imballato. Toni bassi. Modalità high power. Bene ragazzi, questo è tutto. Vorrei fare i grandissimi complimenti a questo pedalino, perché riusciamo veramente a fare di tutto senza nessun tipo di problema. Quello che avete appena ascoltato proveniva da un Marshall 1974, point to point, fatto a mano, ripeto ancora, da Alessandro Giordano. Un Vintage 30 8 ohm e un SM57 messo esattamente al centro. Anzi, leggermente a sinistra, quindi poco sull'edge del cono. Per questo è tutto per ora, spero che continuate a seguirvi. Iscrivetevi al canale e nel blog di Nicola Matera, andate a cercarlo anche sui collegamenti qui sotto. Grazie a tutti!